Cupra ha approfittato di un evento come l'IPRI di Roma di Formula E per presentare una nuova auto elettrica. La vediamo alle tue spalle, si tratta della nuova Cupra Tavascan. Che cosa porta questa auto nella gamma di Cupra? Per noi è la realizzazione di un sogno che è nato con un concept presentato tempo fa e che ha trovato la sua massima espressione anche nell'auto di serie. Come abbiamo fatto con Formentor, anche in questo caso il concept non si discosta dall'auto che i clienti potranno trovare in salone, quindi ha mantenuto la sua forte identità e anche la sua forte personalità. L'auto può piacere, può non piacere, però come tutte le cose di carattere. Per noi rappresenta un passo avanti nell'elettrificazione dopo la prima vettura completamente elettrica di Cupra che è Born. Qui siamo in un SUV coupé o comunque come lo volete definire, con caratteristiche dinamiche di performance ancora più spinte e porta tutta la nuova tecnologia del gruppo Volkswagen Audi che abbiamo inserito nell'automobile. E gli interni, non solo gli esterni, sono un esercizio di design particolare e abbiamo anche questa caratterizzazione interna fatta con la tecnica delle stampanti 3D ma anche con dei modelli parametrici che riguardano le luci molto particolari. Dato che siamo qui appunto per l'IPRI, quanto è importante la presenza di Cupra nell'ambito del motorsport, soprattutto riguardo al prodotto finale per il cliente? Beh, l'importanza vede due aspetti, no? Quello strategico, perché supportiamo l'elettrificazione anche nel campo delle corse. Noi siamo stati tra i primi marchi a partecipare all'Extreme E e quest'anno siamo arrivati anche in Formula E. Dal punto di vista tecnico, sicuramente l'esperienza che abbiamo sempre fatto nelle corse, ricordo che abbiamo vinto diversi campionati nel TCR, siamo stati protagonisti del TCR, portano dei vantaggi anche nella progettazione delle auto di serie. In gara una cosa che viene esasperata è il tema dell'autonomia, perché le auto vengono utilizzate al massimo e tutto ciò che si può imparare ovviamente viene anche portato delle auto di serie. In questi giorni abbiamo sperimentato anche un altro tema che è relativo al caldo, no? Sia in Sardegna che soprattutto qui a Roma, dove l'asfalto ha raggiunto i 65 gradi, gli pneumatici sono stati sottoposti a delle forze particolari e quindi sono tutte cose che poi vengono studiate anche per le auto di serie. E proprio attaccandomi a questo argomento, mi viene da chiedere che cosa ci riserva il futuro di Cupra? Il futuro per noi è appena cominciato, noi siamo nuovi, il primo modello nativo Cupra, Formentor l'abbiamo lanciato a ottobre 2020, quindi stiamo parlando di un'esperienza molto breve, però la gamma esploderà nel senso di annunci di nuovi modelli, abbiamo già svelato appunto Cupra Tavascan, Cupra Terramar, Cupra Raval e non sono le sole che caratterizzano le gamme future, quindi ci sono diversi modelli che stanno arrivando.